Questo è un importante momento di confronto con questo convegno che abbiamo voluto noi quattro consorzi apistici regionali impostare insieme al mondo veterinario e insieme ai maggiori esperti del settore apistico a livello nazionale. Per affrontare quelle tematiche che ormai stanno molto a cuore a noi produttori, ma anche al mondo scientifico, di cambiamenti e di adeguamenti che il settore apistico deve e dovrà adottare per riuscire a continuare a sopravvivere, perché qui si sta parlando appunto ormai di sopravvivenza, sopravvivenza intesa come garantire, continuare a garantire le produzioni apistiche tipiche, regionali e nazionali non solo, ma anche salvaguardare, salvare il patrimonio apistico che sta subendo purtroppo una serie di attacchi, diciamo, legati sia alle nuove patologie, ma soprattutto a condizioni climatiche avverse che in qualche modo, sommandosi purtroppo, creano delle condizioni preoccupanti per il settore. Abbiamo parlato sicuramente di temi importanti che riguardano gli apicoltori, dalla moria e spopolamento degli alveari all'anagrafe apistica e in ultimo, ma non in ultimo, di importanza la tutela e il benessere delle api. Alcuni temi diciamo, sono importanti per gli apicoltori che riguardano temi che sostanzialmente sono l'anagrafe apistica, che è importante non soltanto dal punto di vista sanitario ma anche dei finanziamenti. Che riceve la Regione Marche e che quindi con aiuti agli apicoltori importanti, ma anche temi relativamente nuovi per quanto riguarda la tutela e il benessere delle api, perché come sappiamo il benessere riguarda sostanzialmente, soprattutto da un punto di vista normativo, i mammiferi. Quindi è un argomento che ad oggi deve incominciare ad interessare ad ampio raggio anche le altre specie animali che vengono allevati, perché poi le api a tutti gli effetti sono fondamentali per l'ambiente. fondamentali per l'ambiente e anche per la produzione del miele e sono comunque animali che vengono allevati e quindi è giusto che si cominci a trattare anche questo tipo di tema di tutela e benessere.